boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. Teatro Sistina dal 23 ottobre al 4 novembre, quelli del cabaret con Cocchi e Renato. Cocchi e Renato di nuovo insieme al Sistina di Roma. Ci racconta qualcosa? Qualcosa di che cosa? Noi qualcosa Cocchi, dello spettacolo, qualcosa dello spettacolo, diciamo, sono 50 anni che Cocchi lavoriamo in questo settore, non dico insieme perché abbiamo lavorato insieme tanto in cabaret. 10 anni, poi ci siamo lasciati per 30 anni, poi ci siamo ripresi 10 anni fa e adesso niente, ci proponiamo, diciamo, con la storia artistica della nostra vita, pezzi nuovi e pezzi vecchi, racconteremo un po' di noi, dei nostri esordi, canzoni e ragionamenti che ci riguardano. Della vostra bellissima carriera, piuttosto lunga, che cos'è chiamato di più dal cabaret in poi? Beh, sono di lavori diversi, il cabaret insomma era la nostra gioventù, ci affacciavamo al mondo dello spettacolo, l'abbiamo fatto in modo disperato, abbiamo inventato noi il cabaret perché il cabaret non c'era e quindi era a Milano, avere un posto per raccontare qualche cosa, ce lo siamo inventato, il Derby Club, siamo stati 10 anni insieme al Derby, poi ci ha chiamato il cinema, siamo andati a fare tutti e due il cinema, poi io ho fatto più cinema, qualche ha fatto più teatro e poi ci siamo rivisti una decina di anni fa e ci siamo rimessi insieme perché avevamo voglia di ritrovarci e di riproporci. Quindi è sempre bello lavorare insieme e sempre però si possono trovare cose nuove. Nessuno ci obbliga, sì. Giustamente, quindi non è un matrimonio finito, ma anzi è un matrimonio che si evolve man mano. Esatto. E allora grazie, tutto il meglio, prego. Ci rivediamo durante lo spettacolo. Va bene. Grazie. Prego. Sempre al Teatro Sistina, aspettando il lancio di Cocchi e Renato, con noi Cocchi. Cocchi, e allora, facciamo un po' la summa della vostra splendida carriera e che per ora culmina con questo spettacolo? Sì, beh, sono quasi 50 anni che siamo in pista e adesso ci misuriamo col Sistina per la prima volta tutti gli anni che abbiamo passato in giro per l'Italia. Roma è stata una piazza che non ci ha mai dato grande spazio, questa volta invece ci dà uno spazio veramente eclatante, per cui ne approfittiamo e speriamo che il risultato sia positivo. Ci racconta qualcosa di questo spettacolo che vedremo il 23 ottobre? È soprattutto una carrellata nella nostra vita, insomma, dagli inizi con i nostri amici, alcuni dei quali sono scomparsi purtroppo, e diciamo il proseguo della nostra carriera che è avvenuto dopo anche un'interruzione quasi di 30 anni e che abbiamo recuperato grazie alla nostra antichissima amicizia e che offriamo al pubblico in tutta la nostra onestà e sperando di divertire come ci divertiamo noi in palcoscenico. Edith Piaf diceva no, je ne regrette rien, e lei ha qualche rimpianto oppure no, oppure soltanto voglia di fare altre cose? No, je ne regrette rien. Anche lei con come molta soddisfazione, sì. E invece il qualcosa che non ha ancora fatto e che vorrebbe fare? Ma diciamo che ormai le cose che mi interessava di fare, in grosso modo, le ho fatte. Certamente mi piacerebbe anche misurarmi con altre situazioni, cioè, oltre questa con Renato, che è sempre di grande piacere per me. Ma per esempio il teatro di prosa che io ho fatto per tanti anni, vorrei magari riprenderlo nel futuro, insomma, fare qualche testo che voglio di fare. Tipo? Tipo per esempio autori moderni, tipo autori un po' sconosciuti, tipo Joe Horton, che è un autore inglese che è sempre stato un mio pallino, che vorrei magari nel futuro riprendere in mano, ecco. E allora tutto il meglio per il teatro e soprattutto vorremmo vedere John Horton, che anch'io amo molto. Speriamo, grazie. Desideri di Cocchi c'è di fare ancora teatro e nei desideri invece di Renato che cosa c'è? Perché te l'ha detto Cocchi? Sì, me l'ha detto lui. Io ho appena finito di fare una fiction, che è una cosa vicinissima al cinema, è il mio mestiere, insomma l'ho fatto per tanto tempo, mi diverte, quindi spero che anche questa esperienza, questa fiction che si chiama Casa e Bottega e che parla, diciamo, dei giorni nostri, della crisi economica che coinvolge un imprenditore, la sua famiglia, perché di
conseguenza quando succedono queste cose, i coinvolti sono più di uno, con Nino Frassica, insomma credo che sia stato un incontro fortunato, quindi c'è un racconto sullo stile commedia all'italiana che spero che divertirà, ecco.